Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, nella Sala San Francesco, il dipinto di Antonio Ciccone dedicato a San Francesco, e proprio per questo questa sala è denominata proprio di San Francesco per via di questo bel dipinto, e questo era un luogo dove i frati qui, insieme a tante persone, pellegrini, ma soprattutto uomini, perché questa era ancora clausura, erano qui in attesa del passaggio di Padre Pio, o quando rientrava dalla sacrestia, o quando usciva dalla cella numero 1. Qui per raccontarvi la storia di Ennio, vedete in sovrimpressione questo indirizzo di posta elettronica dove potete raccontare la vostra storia, tutti i vostri racconti, come Padre Pio è entrato nella vostra vita e come Padre Pio l'ha segnata. Ad esempio, 15 anni fa, ci racconta Ennio, mi ero appena messo a letto, mi stavo addormentando, quando all'improvviso ho chiaramente udito una voce che mi ha detto: "Ti aspetto giù". Aprii gli occhi di soprassalto, mi guardai attorno subito pensando che ci fosse un ladro, ma non vi era nessuno. Mi rimisi di nuovo coricato e poco dopo ancora la stessa voce che mi ripete: "Uè, dico a te, ti aspetto giù". Aprii di nuovo gli occhi e vidi il volto di Padre Pio come se fosse appoggiato sulla mia pancia, che mi fissava un po' scosso. Dissi: "Ma dove giù?". E lui mi disse: "Giù, vieni a San Giovanni". E subito annuì e gli dissi che sicuramente sarei venuto. Poi gli chiesi ancora che cosa dovevo fare una volta arrivato. Mi rispose che dovevo cercare Don Alvaro. Io dissi solo sì e lui sparì, non lo vidi più. Mia moglie, ancora nel sonno, mi chiese che cosa avessi e con chi parlavo. Subito non le dissi niente, ma il giorno dopo le raccontai tutto l'episodio e le dissi che dovevo andare immediatamente a San Giovanni Rotondo, dovevo parlare con Don Alvaro. Il sabato successivo partii in treno da sera da Verona. Al mattino giunsi con l'autobus qui a San Giovanni Rotondo. Sono un massaggiatore, credendo che Padre Pio intendesse proprio un medico, un don, un dottore, anziché don, quindi dottor Alvaro, proprio per la mia professione, mi recai direttamente all'ospedale, alla Casa Sollievo della Sofferenza, convinto di un malinteso. Ma dopo averla visitata e senza che nessuno mi chiedesse nulla, e dopo una breve anche preghiera nella cappella, mi recai in portineria e con una scusa chiesi proprio di questo medico, un dottor Alvaro, ma ahimè non vi era nessun sanitario con quel nome e cognome. E allora dalla portineria mi hanno detto: "Ha provato in convento? Che forse c'è un frate con quel nome", mi disse proprio l'usciere in divisa. Lo ringraziai, andai in portineria dove una signorina mi indicò un frate, si chiamava frate Alvaro, alle confessioni. Rimasi un po' turbato da quell'affermazione perché voleva dire che non mi ero immaginato le parole di Padre Pio. In confessionale trovai frate Maria Pio. Sicuramente è padre Pio Giordani. Lui mi confessò e poi io raccontai a lui tutta la storia, il motivo del mio pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo. E allora padre Pio Giordani, dopo la formula dell'assoluzione, uscì dal confessionale e andò a chiamare nel confessionale di fianco Fra Alvaro, ma non c'era. E allora insieme andammo in sacrestia. Fra Alvaro era lì in piedi, davanti alla porta di una specie di ufficio, che parlava con una coppia di giovani fidanzati e al termine del colloquio padre Pio Giordani mi disse di raccontargli quanto raccontato a lui in confessionale. Un po' frastornato, frate Alvaro mi rispose: "Ed io che cosa posso fare?". "E no", risposi, "padre, vengo da Verona perché il vostro", e gli dissi, feci una battuta, "il vostro capo mi ha detto di venire qui proprio da te, quindi qualcosa dovresti dirmi". E padre Alvaro mi ha risposto: padre Pio li fa questi scherzi. L'unica cosa che posso fare è darti una benedizione, figlio mio. Quando ritorni a Verona?". "Ho il treno alle 14", risposi, se non ricordo male l'orario. "Beh, allora fai in tempo a venire a messa, la celebro io". E così gironzolai ancora un po' per il convento, mi fermai in raccoglimento davanti alla cripta, dove era ancora lì il corpo di padre Pio, prima della traslazione. Partecipai alla Santa Messa e poi tornai a casa, un po' scombussolato, però ero molto felice. Da allora nel mio studio ho un quadretto di Padre Pio, ritagliato dalla copertina della rivista della voce di Padre Pio,
che avevo preso dal convento. Ho voluto condividere la mia storia con voi proprio perché da quel giorno la mia vita è cambiata. La sua presenza ogni tanto l'avverto e a volte mi sembra anche di sentire ancora le sue parole.